Loco, ti ho portato in una mappa veramente molto bella. Ce l'ha consigliata un fan e siamo su Color Escape. È una mappa nel quale dovremo provare a scappare perché siamo completamente bloccati in questi cubi colorati. La cosa bella, sai cos'è? Prova a metterti in creativa. Fai creativa con l'F3-F4. Ti dice, you like cheating? Creative is disabled. Quindi non possiamo cheatare. Partiamo dalla prima, starting door. Non so cosa dobbiamo fare, ma penso che dovremo cliccare da qualche parte. No, non so cosa dobbiamo fare. È della neve. Powder qua. Cosa dobbiamo fare allora? Dobbiamo rompere? Non lo so. Cioè, già la prima stanza è complicata, ma ci rendiamo conto? Vuol dire che c'è qualcosa da cliccare. Ma c'è una shulker qua, tipo. Ah, c'è la shulker, è vero? Tu si apre. Ecco, l'ho preso. Blocco of iron. Ok. Apri anche te. Eccolo, bravissimo. Metti l'altro pezzo lì. Easy. E si gode, raga. Stiamo iniziando. Se volete altri video di questo tipo, lasciate tantissimi mi piace. Level 1. Oddio, ma è un parkour, bro. Faccio io il parkour, non preoccuparti. No, bro, il parkour no. Sbagliato. Il parkour no. No, già è difficile, bro. Già è difficile. Cioè, io Ah, è facile, no, non preoccuparti. Quelli tutti colorati sono terribili. Allora, c'è una shulker là sopra. Allora, devi raggiungere in qualche modo. Sì, io penso che questi qua sono da far tutti di fila. Cioè, almeno questi qua. Questi qua, ok. Poi da qui penso di potercela fare. Mamma mia, ragazzi, con karma, eh. No, l'ho presa male, raga. L'ho presa un po' male. Cosa c'è scritto lì, loco? Tu fai quello e faccio io. Devo trovare la combinazione. Ok. Secondo me c'è scritto tipo in un foglietto dentro il... Non lo so. Shulker. Perché forse è così. Ok, fatto una alla volta, viene, eh. Davvero? Ci stai facendo? Sì, sì, sì. È un po' complicato, eh. Porca valetta! La leva, non so. Oddio! Cosa abbia fatto. È molto più chill questa roba qui, vai. Fallo. Vado io. Ok. Ah, ho capito. Secondo me c'è. Ok, secondo me c'è una combinazione per ogni cosa da manca fare. Manca qualcosa qua, tipo di prendere una leva e metterla qua, forse, okay, penso. Aspetta, stai lì. E qui come ci arrivo, loco? Qua? Di aprirla, di soprirla. Ok, ho un limestone and clay. Can be placed on smooth quartz block. Ok, dobbiamo metterlo là. Dobbiamo trovarne 6, bro, di queste cose. Oddio. Ok, ho visto un'altra shulker. Ok, e qui? Ah, qui sicuramente c'è da piazzare qualcosa. Ok, una la metto qua sicuramente. Ho trovato un altro. Ok, e l'altra? Ok, ne abbiamo due. Ne mancano 6. Quella là sopra probabilmente. Find the combination. Ok, quella qua sopra l'hai già presa, hai detto? Sì, quella sopra sì. E cavolo, come facciamo a capire cosa bisogna fare? Lì ho già presa anche. Questa toglie, però questa qua mette anche. Magari non è che c'è qualcosa lì dentro che devo prendere. Allora, ce n'è una là in alto, ok. Una lì, contiamola in un secondo. Allora, una l'ho presa io, ed era quella lì in alto. Poi c'è quella da piazzare, ci sarà qualcosa di nascosto da piazzare sull'emerald. Penso di sì. Complete the puzzle. Ok, e come facciamo? Bisogna provarle tutte? Penso di sì. Sinceramente non so come trovare una combinazione giusta. Secondo me c'è scritto da qualche parte, bro, per forza. Provando a controllare, però non mi sembra molto... Mi sembra veramente qualcosa. Molto strano che non ci sia niente che si possa fare qua dentro, eh. Ah, là ce n'è un'altra, però non ci arrivo. Ah, no, ci arrivo io, arrivo subito. Vado a prenderla, capito. Hai capito come si fa? Basta fare il giro dal vetro. Ah, ok, vai, prova. No, perché... Non vedi, è bloccato il vetro. No, ma ci sono entrato prima. Ah, sono un pirla. Adesso l'ho fatto, infatti. Si fa strano. Ok, vai, prendi quella lì. Accetta vetro. Puoi rompere la lana verde. Puoi rompere la lana verde? Passa. Vieni, vado a mettere l'altro intanto. La lana verde. Ok, quella scura però. Quindi questa. Buono. Uno. Allora, vai. Quindi, su. Attiva. Spenta. Attiva. Non ha funzionato. È il contrario, forse? Prova il contrario. Aspetta, ho detto qualcosa. Allora, aspetta. Attiva, spenta, attiva. Poi sotto, a partire da sinistra, spenta, attiva, spenta. Questa è così. No, bro. È contrario. È così. Dettami i numeri, dimmi il numero. Allora, su, giù. No, aspetta. Su. No, è giù. Uno è giù perché deve essere attiva, quindi attiva. Giù, su, giù, sì. Giù. Su. Giù, giù, su. Fatto. Easy. Ok, io ho anche un'altra leva però qua, eh. Un'altra leva che dove sul si vetro. Piazza? Sul vetro, secondo me. Vetro. Là in alto. Dove c'è lo smeraldo? Can be placed on block of emerald. Bellissimo. Esatto. Oh, è una prigione incredibile questa. Un escape room pazzesco. Mi piace, a me piacciono molto queste carina. Cose così. Facciamo così. Cosa ha aperto? Oh, mamma mia, un altro parkour c'è da fare. Come un altro parkour? L'hai visto? Vabbè, chill. Vabbè, ma questi qui sono... Oh, facili, hai detto? Guarda, in 2 secondi l'hai fatto. Mamma mia, raga, il king del parkour è tornato, is back. Stanza numero 2, advance and complete. Ok, quella gialla, che bella. Oddio. Ok, allora qui intanto abbiamo... questo che si può rompere magari? No. Qua c'è qualcosa nel deserto sicuramente. Sicuro, ecco qua. Qualcosa, hai visto qualcosa di interessante? Sembrava, ma invece qua no. C'è qualcosa.
una shulker con del vetro giallo. Vetro giallo, chiaramente, dobbiamo prendere vetro giallo. Ora dobbiamo cercare di andare anche qua sopra. Qui c'è sicuramente qualcosa pure. Però non c'è niente, io non vedo niente. Aspetta, calmiamoci un secondo, ragazzi. Qui c'è un pezzo di hay bale. Qua sopra non c'è niente? Lì sopra c'è qualcosa, dobbiamo raggiungerla però, non ci arriviamo. Capito? Qui c'è qualcosa per forza qui che non abbiamo visto. Tipo, vedi che qua è più basso? Perché è più basso qua? Anche qua c'è uno più basso, però mi sa che è fatto a caso. No, secondo me qualcosa di segreto c'è per forza. Oh. Dai, non possiamo essere così scemi, loco. Ma siamo scemi, Marci, siamo scemi noi, mi spiace, ma è così. Ah, lì sopra ce n'è un altro, loco, non l'hai visto qua? Dove? Qui ce n'è uno. Ah, l'hai già preso questa qua? Certo. E quella lì in alto? No, quella in alto no. Come si fa a prendere? Cavolo, come cacchio fai a prenderlo? Vieni qua, picchiami, picchiami. Ma penso che sia un po' un cheat sta cosa. Non mi interessa. Dimmi quando salto, aspetta, vai, salta. No, non puoi. Non si può, non si può. Quindi c'è qualcosa che non abbiamo visto eventualmente. Allora, sicuramente qua c'è qualcosa di strano, perché c'è qualcosa di grigio e non capisco cosa. Forse fa saltare di più? Non fa saltare. È qualcosa sui tappeti, secondo me. Qua c'è tipo una lana, c'è una powder gialla. Ma come... Forse devo stare qua e guardare da qualche parte, non so. Andiamo qua sopra. Ma gli indizi? Non so se ci sono indizi, Marci. Allora, calma. Ho aperto una leva, ho aperto una leva. Dove? L'ho cliccata qua sotto, non so cosa ho fatto. Riclicca. Un pistone qua. Attiva un pistone dove? Vai. Qua da qualche parte. Aspetta, provo a guardare la mappa, vai. Ah, forse apre qualcosa qua sotto. Ah, può da... Eccola, si è aperta infatti qua. Vai, prendi. Un'altra leva che poi si è messa sulla lana gialla. Ok, quindi qua. Questa. T'ho detto. Perfetto. Io te l'ho detto che c'era qualcosa. Un altro ce ne vuole però. Vai. Ok, poi? Ma qui non posso arrivarci. Non ci arrivi? Così. Bravissimo. Porca miseria, questo è difficile. Adesso lì. Bravo, no. No, porca miseria, sono caduto. Fatto. Ce l'hai fatta, prendi. Una, tieni questo, questo è tuo. Dove si mette? Le light grey carpet, mi sembra. Light grey carpet, raga, lì sopra. Avete visto? C'era sicuro qualcosa da fare qua. Sicuro. Esatto. Fai così, così, così. Un'altra leva. Questa può essere piazzata solo sulle e-bail, che è qua. È questa, esatto. Ok. Attiva, no, il parkour, vabbè, ovviamente. Che figata. Ok, aspetta, aspetta un attimino che qua devo venire con te. Vai. Vai, 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 vai. Ho sbagliato. Una cetta che può rompere il log strip o qualcosa? Log strip. Ah, il birch log. L'ho visto prima. No, ti giuro, l'ho visto prima. Dove diamine l'ho visto prima? Ti giuro, l'ho visto prima, non me lo ricordo, non l'ho visto. Allora, aspetta, birch strip log. Sarà qui dove c'è la... Per forza. Guarda sotto, dentro l'acqua. Dentro l'acqua, dici? Prova, non so. Non c'è? Ma prima mi sembra che non l'ho visto. Tu lì sulla montagnetta non c'è niente? No. È possibile. Boh, che sono cieco. Non è che devi scendere dove eri prima? Non penso. C'è niente qua. Del verde? No. È del verde! Ma non devi andare nel verde, loco. Ma è nel verde, non l'abbiamo usato questo prima. Vedi che non puoi spaccarlo. È uno di questi, sono tutti diversi. Prego. Non ci posso credere. E dove dobbiamo piazzarli questi qua? Si piazzano sul gold. Qua sopra per finire, claro, il parkour. Claro. Quindi dobbiamo rifare tutto il pezzo di parkour. Ma non potevamo star fermi prima? Dovevo scendere a cercare il birch. Myron. Vuoi dare a me i blocchi? No, ce la fai? Ce la faccio. Ok, bravissimo. Nerchilling. E l'ultimo salto. Ok. Bravissimo. Qui abbiamo una pala che spacca la grey concrete powder che abbiamo. Ah, questa. Esattamente qui, ma ce n'è anche una dall'altra parte, mi pare, no? No. Ok, una leva che può essere messa sulla yellow wool che abbiamo visto prima, loco. Dove abbiamo vista la lana gialla? Era questa. Che c'è un'altra allora. Intanto mettiamo questi. Tu hai un vetro? No, l'hai preso te. Allora, lana gialla. Lana gialla. Yellow wool, giusto? Sì. Lana gialla. Eccola. Lana, no, gialla. Eccola. È in alto, è in alto. Qua là. Ah, ok. Quindi dobbiamo ritornare su. Che palle, dobbiamo risalire di nuovo. Faccio, ma abbiamo imparato. Più o meno. Tanto, io ti giuro, quando fa queste cose qua, poi impazzisco perché non riesco più a farle. Anche io. Bravissimo. Oddio. Okay. Vai, fallo te. Mi fido di te, mi fido. Penso io, non preoccuparti. No, però voglio farlo anch'io, dai. Non fatto. Sarebbe... Non è giusto. Cosa c'è? Pizzle Sandstone. Questa qua, in teoria. Quella lì, questa? Un'altra? Abbiamo tutto! Ce l'hai tutte? Sì. Vamos, raga, vamos! Bueno, bueno! Livello 3 fatto, siamo troppo forti! Orange room, ok. Già. Qualcosa nella lava 100%. Già, vedo del parkour, prova a entrare. Raga, no, sto cercando, sto provando a cliccare. Aia!
Ah, non prendi danno. Non prendi danno. Allora, drop 5 orange tulips here, complete the puzzle. Ok, mi sembra abbastanza onesta come cosa. E quello lì in alto non so. Aspetta, ma io qui come faccio a arrivarci? Dove? Tipo così. Ma ho capito, ma... Oddio, è difficile. E qua cosa faccio, scusate? Cosa dovrei fare? No, aspetta, è difficilissimo. Mm. C'è qualcosa che dobbiamo fare sicuro che è alla luce del sole. Esatto, per forza. Allora, qua non vedo niente. Qua non vedo niente. Qui non c'è niente. No, c'è qualcosa nella lava per forza, loco. Ho contato tutto. Non c'era. Per forza, loco, per forza. Dici, ci arrivo al tulip? Non ci arrivo. Ah. Ok. Perché non vediamo. Perché dovrebbe esserci la lava, se no? Non lo so. Effettivamente non c'è niente qua. Qui invece c'è un tulip lì. Qui c'è una roba grigia. Ah, ho capito. La shulker box sul tetto, questa non l'avevamo vista. Ma non ci si riesce ad arrivare. Come no? Come ci arrivi? Facendo parkour qua. E poi? Ah, quella in alto. Ma io sono arrivato prima lì. Anche ci sono arrivato, non l'avevo vista. Bravo. No, non ci arrivi, eh. Come non ci arrivi? Sì, cioè, si può arrivare. Ah? No, dai, ho sbagliato. Allora, ok, ho capito. Vuoi fare che faccio io intanto, tu fai altro o no? No, è questo da fare per forza, loco. Ci sono 5 di acacia lì dentro. Ok, ecco qua. Can be placed on acacia planks. Ok, la acacia planks dove sarebbe? No, è là in alto. Come ci arrivo lì in alto? Non sono planks quelle. No, sì, là dentro, guarda, sotto quella roba lì bisogna metterlo. È vero, una lì. Sì, vuol dire che c'è un'altra cosa che non abbiamo visto, loco. Aspetta, planks, magari planks sono qua dentro la lava? No, non c'è penso. Qualcosa che non abbiamo capito. Tutti solo dentro sopra planks per metterli? Sì. Basta? Qui c'è qualcosa. E quella lì in alto pure che bisogna prendere. Scusami, tieni. Secondo me c'è qualcosa nella lava che non vediamo. Ma ne è solo uno di questi? Non c'è nient'altro in quella shulker? No, c'è solo quello, bro. Aspetta. Ma lì non ci arrivo. Devo per forza andare di qua. Ma se lo crafto, non posso craftarlo. Sono caduto, loco! There was something. Qua? Cosa è successo? Visto, vabbè, zii. Ma vai, qua devi metterlo. Dai. Qua. Era nella lava davvero da mettere. Sto male. Ah, di qua devi andare. Tipo. Sì. Vai. Vai a prendere direttamente quello lì in alto. A sto punto, vai. Là in alto, cosa c'è? Una leva che può essere messa sull'onecomb. Qua. Sull'one, vai. Ok, tutto, guarda, tutto ho fatto bene. No. Niente, non preoccuparti. Vabbè, no, il magma blocca. Che palle, suo salto. Loco, questo magma block maledetto. Ok, ci sono, loco, adesso cosa devo fare? Devi entrare lì dentro, bravissimo. Prendi anche il tulip, orange, mi raccomando. Ok, il tulip lo tu ce l'hai l'altro tulip? No, non c'è nessun tulip. Questo si può utilizzare sulla orange wool. Vedi, okay. Se devo tornare indietro? Mi sa di no. Orange wool. No. Dove l'ho vista prima la lana arancione? L'ho vista. Era qua. Eccola, infatti, mi sembrava strano. Ok, e cosa c'è? Un'altra shulker con delle shears che puoi usare sul grey carpet. Che ho visto. Era nell'angolo qua. No, qua. Ok, preso. Questo puoi sostituire sulla red sandstone. Che è là in cima. Esattamente qua. Abbiamo un tulip. Okay. Abbiamo una leva. E c'è qualcos'altro, bravissimo. Oh, seems like something has moved in the lava. Ok, nella Oddio. Lava si è mosso qualcosa. Cosa adesso? Ora metto la roba che fa vedere la lava. Ah sì, esatto, anch'io. Hai capito come devi oh, fare? Oh, sono sceso. Ok, quindi si è mosso ancora qualcosa, giusto? Sì, spero di sì. Non è venuto fuori niente? Mi sembra. No, non c'è venuto fuori niente in chat? Oh, ho trovato qualcosa, ok. Una lana, c'è cioè un vetro. Ok, un vetro ce l'ho anch'io. E qua qualcosa aperto. Un tulip. Ok, quindi ci un altro vetro. Dell'altro vetro. Ci manca qualcosa, però. Quella lì in alto, come andiamo a prendere? Quanti tulip hai te? Io ne ho due. Ci mancano tre. Cioè, due ci mancano. Capito. Uno è qua. Uno è qua dentro. Vedi che non si può rompere questo ancora. E uno è là sopra. Sì. Qua bisogna mettere 5 tulip. Ok. Quindi calma. C'è qualcosa che non abbiamo visto. Sicuro. Qua dentro c'era qualcosa. Cioè, serve qualcosa per spaccare i vetri. I vetri, sì. Allora, sono tornato qua sopra un secondo. Non è che ho dimenticato qualcosa qua? Devo controllare bene. Qua però vedi che c'è qualcosa. C'è un qualcosa da mettere, secondo me. Arci! Vai. C'era qualcos'altro. Questo. Esatto. Cosa c'era? Posso rompere il vetro grigio. Ok, quindi uno qua. Qua. Questo qua. È grigio? Sicuro? Oh, sì. Non prima quella. Vai. Meglio prima quella. Ah, vai prima quella allora. Sicuro? Non so. Sì, proprio questa. Vai. Non è grigio questo. Allora, questo qua. Abbiamo 4 tulip, ci manca solo quello. Ci manca però da spaccare questo shulker qui. C'è qualcosa che ci siamo persi, loco, sicuro. E ancora una cosa ci manca. C'è ma una sola cosa piccolina. Però secondo me a sto punto è per forza una lava. Cioè, dove può essere, scusami se no. Non lo so. Capito? Preso, marcio preso. Non ci credo, loco, sei un king. Allora, mettiamoli tutti qua dentro. Vai. 5. Si gode, siamo... oddio, bravissimo. Oddio. Ok, dimmi che questo qua è... Puoi spaccarlo alla caccia strippata, bro.
E è uno di tutti questi, ce ne sono tanti. Ok, dobbiamo andare a farle un... Oddio, aspetta, quanti ce ne sono? No, quello là in alto è Barci per forza. Quale? Quello là in alto che mancava. Oh cacchio, aspetta, non l'ho fatto. Vado, questo qua, giusto? Okay. Per forza. Ok, sì. Abbiamo un altro vetro e c'è scritto può spaccare il white stained. Perfetto, però aspetta, sì, ci siamo. Ok, bro, l'abbiamo fatta, bro. Incredibile. Io voglio uccidere qualcuno adesso. Ok, vamos. Addio. Ok, non hai tempo per l'ultima, vero? Livello 4, non ci posso credere. Ragazzi, non ci posso credere. Craft the key. La chiave si fa col corallo, con la mela e con il nether wart. Loco, io ti abbandono. Voglio provare a fare questa stanza del tuo colore da solo. Vediamo. Oh, va bene, buona fortuna. Per il prossimo episodio però proveremo a farla insieme a Loco, dato che ci sono altre 5, 6, 7, 8 stanze in teoria. Quindi, ragazzi, vi aspetto. Allora, cerchiamo di capire un attimino bene cosa dobbiamo fare. Sicuramente di qua bisogna andare in qualche modo, però vedete che qua non si può salire e non vorrei che ci fosse qualcosa all'interno dell'albero. Wow, guarda qui che c'è qualcosa secondo me. Aspetta, però mi sembra che io lì non posso arrivare. Come faccio a arrivarci, raga, lì? Ma mi sa che lì non c'è niente, raga. Mi sa che lì non c'è niente, però dentro l'albero penso ci sia qualcosa. No, non ho visto niente in realtà. Proviamo a salire sempre qua in alto. Qui c'è sempre una lana grigia, ok. Quindi c'è qualcosa di molto segreto che non ci siamo resi conto. Cerchiamo di fare un po' il girettino qua nelle varie zone. Ecco qua, eccolo qua. Questo dove può essere piazzata, la possiamo piazzare nel red mushroom block. Quindi quello che abbiamo fatto banalmente all'inizio. Abbiamo fatto un bel parkourito da fare e lo mettiamo qui. Andiamo qui e cerchiamo di non sbagliare. Ormai, raga, King del... Dicevo, raga, ormai marci King del parkour, stavo dicendo. E poi sono caduto. Sono caduto di nuovo. Niente, raga, non parlo più che è meglio, porca miseria. Ma vi pare di sbagliare così? Ok, eccoci qua. Abbiamo un'altra... Oh, qua c'è solo questo, però. E non mi fai fare nient'altro qua sopra. No, dai, palesemente qua c'è qualcosa, raga. Palesemente qua c'è qualcosa che non abbiamo visto, dai. Non può essere così maligno e metterci solo sta roba qua. E dai, raga, ci ha dato solo del vetro. Quindi vuol dire che c'è qualcos'altro che non abbiamo visto in queste zone qua. Sarà mai che magari c'è qualche angolo? È che secondo me, raga, l'albero c'entra qualcosa, palese, dai. È possibile che non c'entri niente quest'albero? Lì non... È che, vedete, lì non vedo niente io. Vorrei dire, ma lì non mi sembra ci sia qualcosa di particolare. Vedi, non c'è niente lì, è Netherrack, quindi non c'è niente. Sarà mai che c'è qualcos'altro qua sopra? La situazione è complessa perché non... Ho capito, raga, l'abbiamo visto tutti. Qua sotto c'è qualcosa. Però è difficilissimo da fare, cavolo. Sembra più semplice di quello che sembra realmente, raga, Aspetta, come faccio qua? No, devo essere più veloce, più svelto. Cavolo, allora, vediamo un po' se ci riesco facendolo un po' più con calma. Perché se no io da qui come faccio? Non ci riesco, cavolo, è proprio complicata questa cosa, Preso! Iron Axe può spaccare la Stripped Mangrove. Dove l'ho vista la Stripped Mangrove? Io prima, sapete che non me lo ricordo, esattamente qui, quindi qua sotto c'è qualcosa, c'è una piccola chest con la prima parte di crafting e questa qui che può spaccare la Netherrack. La Netherrack io me la ricordo benissimo dove era. Eccola qua dove era la Netherrack. Nether Wart e leva che si può mettere sul Nether Brick che ho visto prima. Aspetta che eccolo qua. Vedi che ormai, raga, il king è diventato. Cosa fa? Fa passare ovviamente tutte le varie cose. Ripartiamo da qui e facciamo un bel parkourito, raga, che non si sa mai. Ok. Oh, raga, comunque parkour veramente carino, Non troppo invasivo, ma bello. Questo può rompere il white carpet che è lì in alto. Spacchiamo nel chilling, ci dà una scala che si mette nel light gray e altro vetro. Il light gray era esattamente qua sopra. E raga, finiamo il rosso in men che non si dica. Posso dirla questa cosa? Si può dire sta cosa, vero? Ok, però da qui cosa devo fare esattamente? Ah, c'è qualcosa qui in alto. Devo spaccarlo questo in qualche modo però. Aspetta un attimo che qua c'è un piccolo inghippo particolare. Sì, raga, Forse devo craftare prima ste cose qui. Ok. Devo tipo piazzarle tutte qua dentro. Complete the puzzle, craft the key and drop it here. Come la crafto però sta chiave? Scusa un attimo. Devo metterla qua dentro? Ah, craft the key here. Ok. Quindi 1, 2, 3. Ok, eccola qua la chiave. La mettiamo qua dentro. Entriamo qua e ci dà. Ok. E questa leva qui è da mettere sulla red wool, quindi sulla lana rossa. La lana rossa è da mettere qui. Ok. Cosa ha fatto apparire? Ha fatto apparire
scoprire un bellissimo parkour che facciamo immediatamente. Noi siamo amanti del parkour ormai, raga, siamo diventati folli col parkour. Questa qui può spaccare la mangrove slab, quindi là in alto. Raga, che bella questa mappa, posso dirlo? Si può dire, vero, che è una mappa è bella? Secondo me l'avrà già fatta qualcuno, però noi la stiamo facendo in pochissimo tempo. Siamo, raga, siamo a 30 minuti e siamo già alla quarta stanza. Secondo me potevo fare un video completo dove la completavo da solo, quasi quasi. Ci può anche sta... Però se non riesco a fare questa roba qui... Ma porca miseria, Marci, ma tutto ok? Spacca. Qui abbiamo questo e questo. Questo si spaccherà la redstone. Blocco di redstone. Eccoci qua di nuovo. Spacchiamo questo. E ci dà un altro vetro rosso. Abbiamo completato anche questa stanza. Adesso non so quante altre stanze ci sono, ma provo a completare, raga, così magari facciamo un video un po' più lungo. Purple Room. Che bella. Find the way to enter. Va bene, quindi abbiamo delle robe per entrare qua dentro. Cerchiamo di stare un po' attenti, perché come avete ben notato in tutte queste mappe ci sono sempre degli antri super mega nascosti che facciamo sempre fatica a vedere, quindi bisogna essere un po' più attenti secondo me. Ok, qua in alto si può andare da qualche parte? Non si può andare da nessuna parte qua, quindi vediamo un po' se qua c'è qualcosa. Non c'è niente, cioè, ci sarà sicuramente... Eccola qua, l'ho vista subito. Qui c'è un magenta con crit, può essere piazzato sulla magenta con crit, quindi qua... Ah no, tipo di qua penso, esatto, più di qua. Quindi di qua salgo di qui e poi faccio un mega salto. E qui cosa c'è? C'è un bottone che può essere messo sul purple pillar. Il purple pillar, dove l'ho visto prima? Non è che magari l'ho visto qua dentro? Vediamo. No, aspetta, però qua c'è qualcosa secondo me. Non c'è niente. Devo cercare questo purple... Ah, eccolo qua, raga. Il purple pillar è esattamente qui. Cosa ha fatto apparire? A timer start. Ok, devo andare qua dentro. Madonna, ma raga, cioè, ci vuole tanto, eh. Non è così semplice come sembra. Vamos, 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 vamos. Ok. No, al pelo. Non ce l'ho fatta per pochissimo. Dai, dai, dai. Questo è il try giusto. Questo è il try giusto. Ok, ce l'ho fatta. Faster than the time. Ok, ora qui in alto c'è qualcosa che io devo... Ah, ok, c'è... No, non c'è niente che devo fare qua dentro. Che devo fare qua dentro, raga? Eh no, c'era semplicemente del vetro qua. Quindi questa cosa qui non ci ha dato molto. Quindi secondo me potrebbe esserci altro in questa zona qui da fare, no? Vediamo se qua c'è qualcosa. Non avevo visto che c'era questo salto qua che si poteva fare, raga. Ok, fatto. E che cosa devo fare qua? Ah, aspetta un attimo. Abbiamo un piccone nederite che ci permette di spaccare lo smooth quartz slab. Che vi direi anche che... oddio, ma qual è però, raga? Aspetta un attimino che qua sinceramente io non so qual è però da spaccare. Smooth quartz slab. Probabilmente questo. No? Ah, smooth quartz è uno preciso. Aspetta che io non ho minimamente capito qual è, raga. Va bene, non l'ho capito. Ce n'è un altro in giro che non ho visto? Non l'ho visto io, raga. Ho l'impressione, ragazzi, che non sia qua. Siamo qui da un po', ma non... Cioè, non ho idea di cosa debba fare. Non vorrei che fosse nel rosso, raga. E non l'abbiamo visto. Io nel rosso non mi ricordo che ci fosse dello smooth quartz, raga. Nell'arancio? No, raga, non mi ricordo. Questo! Questo! Eccolo! No, vabbè, ragazzi, cioè... Cioè, ragazzi, ma io come potevo, ragazzi, dai, 20 minuti. Allora, abbiamo detto che dobbiamo andare direi qua, però ce ne sono 5, ok, sono 5, quindi una qui, non è così facile come sembra questo salto, ok, e questo qua lo mettiamo qua, infatti l'ho sbagliato. Vi fidatevi che è uno dei pochi salti parkour che non è così facile come può sembrare, cioè sembra facile ma non lo è per niente, ok? Per noi è tutto facile, raga, ormai siamo dei king per queste cose. Qui che devo fare, raga? Devo andare a prendere quello lì in alto. Ok, per noi è tutto facile, vi ricordo. Ce n'è uno qua, guarda che l'ho visto. Allora, può spaccare il white stained glass pane, quindi dobbiamo andare lì in alto. Quindi spacchiamo questo e possiamo andare finalmente da questa parte qua. Ora, abbiamo un Krang Obsidian che poi messo nel Pearlescent Froglight, che è lì, che in realtà quello lì l'avevamo già aperto, quindi qua c'è sicuramente qualcos'altro, per forza, raga, perché sennò cosa possiamo fare qua? Mi sembra strano che non ci sia nient'altro. Aspetta che magari qua io non l'ho visto, io non l'ho visto, ma in realtà qua non c'è niente. Qui non c'è niente. Ok, andiamo lì in alto. Quindi qui e quindi qua. Ok, qui abbiamo... qua abbiamo solo il vetro viola, raga. Quindi c'è qualcos'altro di nascosto che non abbiamo visto, perché io ho due di queste qua, raga.
Ora abbiamo due di queste qua. Eh sì raga, vetri ne abbiamo solo due, ma ce ne servono sicuramente altri quattro. Quindi o che c'è qualcosa qui che non ho visto prima. Vedi che qua c'è qualcosa raga. Secondo me qua c'è qualcosina che non ho visto io. Qua non c'è, non lo so raga, non lo so, non mi convince. Torniamo un momento qua sopra. Ok, perché magari qua c'è qualcosa per cui io riesco a vedere un po' meglio tutta la situazione. Allora, qua non vedo nient'altro. Dobbiamo andare sicuramente lì in alto. E lì in alto come ci arriviamo se l'unico è quel coso lì? Quindi ci manca quello da prendere. Dobbiamo trovare il modo per entrare lì, ha detto. Find a way to enter. Capito, capito. Ho capito che c'è un modo per entrare. Sarà mai che c'è magari un bottone nascosto? Potrebbe essere. Io qui non vedo assolutamente niente, ragazzi. Proprio zero di zero. Perché qua dice find a way to enter. Ah, aspetta un attimo. C'è un bottone e c'è qualcosa di bucato qua. C'è qualcosa di bucato qua, raga. Che è a uno, due e al terzo blocco. E al terzo blocco è lì in alto, raga. E come faccio, raga? Allora, qui c'è qualcosa per... Vedete? È a due da lì, quindi è uno, due. È qua in questa fila qua, eh. Come faccio, raga? Aspetta, forse così? Eccolo! L'eroe del giorno! Ok. Allora, magenta ul. Se faccio questo ovviamente posso entrare qua dentro. Magenta Vull. Dove l'ho vista la magia? Eccola qua. Dovrebbe essere questo. No, questo è un tappeto. C'è proprio una lana magenta, che è questa qua. Ok, presa. Abbiamo questo e questo. Questo è messo sull'ametista. L'ametista è in alto. Ovvero qua. Ok. Cosa ho fatto? Ah, ho fatto apparire quelle cose lì. Ok. Quindi salto di qua. Non è così facile, eh. Non è così facile come sembra. Così. Ah! Raga, non me l'aspettavo. L'ho fatto tutto di fila. Ho capito, ma qua devo saltare, tipo? Raga, ma è difficilissimo! È stradifficile! Ok. Ho preso il vetro prima, ma non sono riuscito a prendere, mannaggia, il piccone. Preso, ok. Abbiamo Purple Glaze Terracotta. Dove l'ho vista la Purple Glaze Terracotta? Sai che non me lo ricordo? Panico. Non me lo ricordo, raga. Non mi ricordo dove l'avevo vista. Forse in alto? Ho un attimino... Ah, era lì in alto. Ok, va bene. Mi ricordavo allora abbastanza bene. Andiamo qui in alto. Andiamo qui in alto. E andiamo qua. Qui cosa c'è dentro? Abbiamo un altro Purple Stained. Ok, ma non è che qui in alto c'è qualcosa? No, qui non abbiamo preso niente. Sapete che mi sta sfuggendo qualcosa? Perché ne manca uno. Ne manca dannazione uno. Ne manca dannazione uno. Raga, non ci credo. L'avevo detto che c'era qualcosa. Poi ho detto che l'unico posto dove mancava qualcosa era proprio questo. Vamos, raga. Anche la 6 l'abbiamo completata. Blue Room sbloccata. Che bella la blu, ragazzi. Veramente molto, molto carina. Ora, andiamo avanti e cerchiamo di trovare qualcosa. Sicuramente l'acqua ci darà qualche cosa bella, magari. Mi sa che l'acqua, raga, le cose belle non ce ne dà. Dobbiamo stare attenti sempre agli angolini. Perché la prima comunque sembrerebbe che ce la dia sempre abbastanza facile, no? La prima cosa per farci andare in giro. Però ora che sto notando non mi sembra proprio così. È per forza in acqua? Mi stai dicendo che è per forza in acqua e io non l'ho visto? Ma raga, è impossibile sta cosa. Ma qua sotto? No? Ok, questo qua in acqua non c'è niente. Ma proprio niente c'è, eh? Questo qua pure mi sembra abbastanza libero, però sembrerebbe che qua si possa comunque salire. Quindi magari qui in alto c'è qualcosa che posso fare. No, non posso fare assolutamente niente. Però se io vado... Ah, aspetta un attimo, se io vado di qua, faccio il giro così... Eh no. Vedi che non posso? Io lì poi non ci arrivo. Lì c'è quello lì da fare. Eccolo, raga, mica l'avevo visto io. Guarda lì sotto cosa c'è. Eccolo qua. Can be placed on lapislazzuli. Quindi avevamo fatto la cosa corretta prima, ovvero di passare da qua di lato. Quindi devo fare tutto. No, aspetta, dove sono salito prima? Ma dove sono salito prima? Ah, da qua sono salito. Quindi così, 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 così. Devo fare il girettino così fatto per bene. Quindi così. Ok, ottimo. Un'altra andata. Cosa possiamo fare questo? Possiamo rompere la ciano con crit. Però da questa parte qua io direi anche che cerchiamo di fare direttamente questo qua. E qua c'è qualcosa? E qua non c'è un tubazzo, raga. Aspetta che magari c'è qualcosa sul lato o qualcosa qua in alto. Ah, sì, raga.
Visto? Porca miseria, avevo ragione. Quindi torniamo su lì. Ok. Quindi ora qui come faccio? Ma aspetta, qua è veramente difficile, raga. Ok. Può rompere il grey carpet. Il grey carpet, dove l'ho visto prima? Aspetta un attimo che... Aspetta, non è che nella stanza indietro. Un attimo, partiamo prima da queste cose qui. Ciano concrete, che è questa qua. Ok. Abbiamo una leva che ha aperto tutte queste cose qua. Quindi noi possiamo da lì in alto fare questo parkour. Non vorrei dover tornare indietro perché mi sembra che era proprio indietro la lana grigia, il tappeto di lana grigia chiara. Parkour bello tosto, raga, devo essere sincero, non è così... Dai, non è così difficile. Ok, qua bisogna stare attenti perché vedi che tocco, quindi ci mettiamo qua. Ok, qui possiamo tornare in alto e qui torniamo così. O comunque nel parkour, raga, si è migliorati tantissimo, tantissimo. Blue stained glass, vediamo se anche qua bisogna fare qualcosa così per scendere. No. Ok, dove devo piazzarla questa? Nella blue glass e terracotta, quindi bisogna andare lì in alto di nuovo. Eccoci qua, sbam. Oh, cosa ha aperto? Cosa ha aperto? Ah, ho visto subito che era qualcosa qui che non avevo neanche letto prima, che c'è scritto There is a lever. Ok, non è vero che c'è. Ok, questo qui può spaccare il lapislazzuli or. Il lapislazzuli or l'ho visto qua, eccolo qua. Sbam. Può essere piazzato sul quartz pillar, che sono quelli lì. Ok, ok, ok. Ok, e c'è quest'ultimo da fare, raga. Ok, quindi questo qui dovrebbe essere relativamente semplice. E abbiamo anche questo qua. Bene, ne abbiamo 4. Adesso io devo ricordarmi bene dove cavolo era questa grey carpet. Ma mi sembra che fosse proprio qua indietro, raga. Non vorrei dire una cavolata, ma c'era un grey carpet da qualche parte da rompere, magari. Questo qui non è questo qua, tipo da rompere. Tu rompi questo? Non è questo. Raga, ci ho fatto caso adesso. Si è aperto qualcosa anche qua. E chi l'aveva visto, raga? Chi l'aveva visto? Comunque mi sembra, adesso che ci penso, che la lana grigia era in alto. Questa non è la light grey, è la lana grigia proprio a tutti gli effetti. Quindi, eccola là, raga. Vedi? Meno male che mi sono ricordato, perché sennò qua rimanevamo qua fino a domani mattina. E probabilmente questo... Io odio sto salto. La posso dire che odio sti salti così. Sbam. E abbiamo questo. Questo può rompere il blue ice, che è qua davanti. E qua dentro ci sarà sicuramente l'ultimo pezzo di vetro blu. Vediamo. Eccolo qua, raga. Questa blu l'abbiamo fatta veramente facile facile. E eccoci qua. Ultima stanza, ma non per importanza. Light blue room. Ok. Vediamo di capire dov'è subito il primo, che secondo me sarà tipo stupidissimamente facile. Lì non c'è niente. Anche... qua c'è un parkourito da fare. Questo è brutto, raga. Questo è un parkour veramente difficile. E anche un po' da stromboli, perché secondo me questo non è facile, non è fattibile. Questo non è fattibile, raga. Mi sa che questo non è fattibile. E invece sì, è fattibile, ok. L'importante è che sia fattibile. Ok. Ok, mamma mia. Quanto è complicato, raga. Questi qui, io partire già così difficile è veramente da stromboli comunque. Ok, e qua? Qui in alto? Oddio, raga, questo è difficilissimo. Oh, mamma mia. Che abbiamo fatto, raga? Oh, non ci credo all'ultimo. Non ci credo all'ultimo. Va bene, rifacciamo. Ok, aspetta, riesco ad aprirlo senza avvicinarmi troppo. Ok, va bene. Questo può spaccare il stained glass pane, quindi quello ciano. Dove l'ho visto questo ciano glass pane? Io non l'ho visto da nessuna parte in realtà. Aspetta che qua c'è qualcosa, c'è una leva, raga. Come faccio? Aspetta, come faccio? Tipo così. Questo è difficile, raga, da fare, eh. Questo è complicatissimo. Madonna mia, raga, è difficilissimo. Cominciamo a mettere questo qua. Allora, può rompere il vetro ciano. E il vetro ciano, però, io non l'ho visto. Io non l'ho visto il vetro ciano. Aspetta, qua in alto possiamo andare, però. Oh mio Dio, c'è un altro parkour pazzesco, raga. Porca paletta. Ah, possiamo andare lì sopra, ok. Penso che proprio dobbiamo andare lì sopra. Ok. E ok, fatto anche questo. Ottimo. E qua? Ah, ok, qua c'è questo qua. Questo bisogna piazzarlo nel blocco di diamante. Quindi possiamo piazzarlo lì indietro. Ma qui sopra c'è qualcos'altro che io devo prendere? Non mi sembra. Ok, quindi torniamo indietro. Andiamo di qui. Mettiamo questo qui. E qua possiamo salire molto tranquillamente. Io questo qui, se penso che sia molto più facile da fare. Mamma mia, è veramente difficile, raga. È difficilissimo. È difficilissimo. Facciamo che facciamo l'altro intanto. Ma di altro non ce n'è, perché bisogna per forza fare questo qua. È più semplice farlo da di qua di lato. Fatto finalmente, raga. Madonna mia, cos'è che ha aperto? Non ho... Ah, ecco qua. Solo per sta cagata qua, raga. Cioè, non so se avete capito. E che mo? E da qua? Che devo fare, raga?
Cioè, qua non posso spaccarlo. Qui non posso fare nulla. No, c'è qualcos'altro, raga. Si è aperto per forza qualcos'altro, raga. Per forza. Piazziamo intanto uno e due. Sicuramente c'è qualcos'altro che non mi sono... Ecco qua, infatti. Eccolo qua. Allora, glass pane. Ok, ok, ragazzi. Ci siamo. Bisogna andare lì in alto, quindi di qua, e spaccare anche questo qua. Vediamo un po' se ce la faccio. Sì. Abbiamo questo che bisogna mettere sulla light blue wool, quindi sulla lana light blue, che io non so, non so dove l'ho vista, raga. Questa? No. La lana light blue. Ok. Possibile che non l'abbia vista? Possibile che non l'abbia vista. Ah, ok. Forse è tipo qua. Hard path. Ok. E cosa ho combinato? Cioè, cosa ho tirato fuori? Ah, non ci credo, raga. Ho sbloccato questa. Se la mettevo qui era più facile, probabilmente. Dai, che sbatta, raga. Ok, arrivati qui abbiamo già il pezzo difficile. Sbang, ok. Qua posso saltare? Sì. Quindi qua si fa tutto di fila. Porca miseria, raga. Madonna mia, che peccato, l'avevo fatto subito. Ok, qua facciamolo con calma, raga. Ok, abbiamo light blue stained glass e queste shears che rompono il light grey, raga. Avete visto? Abbiamo il tappetino light grey, che io non ricordo di aver visto qua dentro, raga. Vediamo se qua c'è sempre qualcosa. Fammi provare. Ok, non ci fa scendere. Meno male che provo sempre. Abbiamo gli ultimi due da fare. Però io il tappetino grigio non me lo ricordo, raga. Sarà che era qua in alto? Ah, no, infatti era qua. Ok, vediamo che c'è qua dentro. Questo può spaccare il tube coral block. Il tube coral block l'abbiamo visto prima, però non mi ricordo dove. Non mi ricordo dove l'ho visto prima, il tube coral block. Forse di qua? Può essere? È uno di questi qua, raga, che ha tipo una texture leggermente diversa. Non è che è nel blu, raga? Perché nel blu c'erano i coralli. Sì, qua c'erano i coralli, raga. Per forza di qua. Aspetta, aspetta un attimo che qua ci arriviamo adesso, eh. Il tube coral block mi sa che è proprio quello blu. Se non erro. Se non erro, è quello blu. Qua, eccolo qua, raga. Mamma mia! Questo si piazza sulla white concrete powder. Meno male che ci ho pensato a questa cosa, perché non era scontata. E ovviamente abbiamo gli ultimi da prendere lì in alto. Questo qua si piazza qui. Facciamo così. E questo qua è un bel saltino, questo qua, eh? Facciamo tutto di fila, così è più facile. E qui abbiamo un vetro. E ne abbiamo due, raga. Abbiamo completato la mappa in un'ora e dieci, più o meno, un'oretta. Vediamo che succede qua. Ending door. Andiamo a vedere cosa ci dà come ricompensa. Ci dai solo diamanti? Thank you for playing. Grazie mille, raga. Che bella che è stata questa mappa. No, ha chiuso. Ma bro, ma... Well, well, well. Quindi bene, bene, bene. Sei caduto nella mia trappola. Pensi di riuscire a uscire? Pensavi di essere riuscito a uscire? Non vai da nessuna parte. Lo so cosa stai pensando. Chi è questo? Lasciami andare. Pensi che sia stato così facile? Sarai trappolato per sempre. Ora dormi e svegliati. Ci vediamo. Tobey continua. Quindi ci sarà un'altra mappa. Bro, però io ti voglio dire una cosa. Che io basta che... Cioè che io esco e non sono più intrappolato.